percorsi formativi. È stata presentata l'edizione 2023 dell'Internet Festival che si terrà a Pisa dal 5 all'8 ottobre. Artificiale è il tema e l'hashtag che lancia la 13ª edizione dell'Internet Festival, la manifestazione che dal 2011 indaga il rapporto della nostra scienza con l'innovazione digitale, si svolgerà a Pisa dal 5 all'8 ottobre. L'intelligenza artificiale sta pervadendo qualsiasi settore, qualsiasi filiera produttiva, scientifica, industriale, dell'agricoltura, della salute, e quindi di questo si deve parlare soprattutto delle conseguenze o effetti anche dal punto di vista etico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della vita di ciascuno di noi, che viene ormai sempre più condizionata da questa novità, che non è più una novità ovviamente. Non solo vetrina della tecnologia, ma un appuntamento che mette assieme le basi della scienza con le domande di ognuno di noi, per renderci sempre più consapevoli dei cambiamenti futuri. Le tecnologie digitali cambiano. Cambiano la vita delle persone e cambiano la società. Quello che era vero ieri non sarà più vero domani. L'abbiamo visto dalla rivoluzione dei floppy disk a cosa è successo al mercato dell'industria cinematografica ora. L'informatica, il digitale non è neutro, e avere una maggiore consapevolezza di tutti di cosa vuol dire il cambiamento e l'innovazione è sicuramente uno degli obiettivi del festival, quello che differenzia Internet Festival da altre iniziative simili nel mondo. Un appuntamento che per la Toscana sarà spunto di riflessione sul grande lavoro svolto in questi anni e sulle strategie rivolte al futuro. Convinti che l'esperienza toscana, perché non sottolinearla, l'esperienza e la competenza che le nostre università, e Pisa in particolare, hanno segnato in uno scenario mondiale, io credo che questo sia il luogo principale nel quale si debba continuare a fare questo tipo di sollecitazioni.